Sanremo si è intrecciato con la mia carriera, quindi ho fatto i vari Sanremo contro Sanremo, Sanremo si nasce, Sanremo contro tutti, Sanremo la riscossa, il ritorno di Sanremo, Sanremo, lo chiamano Sanremo, c'è qualsiasi possibilità di raccontare il festival e la musica. Mi ricordo una serata bellissima a Pian di Lavia quando facevamo il Sanremo Estate con la diretta e la sera dopo dovevamo registrare una puntata, invece è arrivata troppa d'aria, ha fatto scappare tutti. Mi ricordo ancora Lola Eleno che scappava con i bigolini in testa lungo il lungomare di Sanremo, però siamo riusciti, la sera rimasta nella nostra diretta. E poi aver fatto anche cose incredibili, ricordo che una volta ho convinto l'allora amministrazione comunale a darci il mercato dei fiori e trasformarlo in studio televisivo, dove abbiamo fatto due puntate di 50 canzonissime da ballare, trasformando in una mega studio televisivo e mega discoteca. Quando dico che è la mia seconda casa, quindi capite che è vero, che si intreccia la mia carriera con Sanremo, e quindi quando lo scorso anno sono salito per l'ennesima volta su quel palco mi sembrava di essere a casa, quindi è stato tutto più facile. Ora, visto che è la mia seconda casa, non è che ora mi chiedono lì, no? Meglio che dica che è la mia prima casa, così. Cioè, io spero, anzi, un giorno quello che mi dispiace è che non ci sono, ci è capitato pochissime volte d'estate, invece spero quanto prima di poter rosicchiare una settimana di vacanza da queste parti anche d'estate. Facciamo un programma d'estate, così siamo. Perché appunto uno quando pensa a Sanremo, che è quello che ho cercato io di dire con poche parole, con poche immagini, delle volte non importa stare a fare lunghe disquisizioni, che Sanremo non è soltanto fiori e non è soltanto il festival di Sanremo, ma è una cittadina meravigliosa dove si vive bene tutto l'anno, dove non soltanto si sta bene per i fiori, per la musica, ma anche per il mare, per il sole, per il meraviglioso sorriso che ti regalano i sanremesi quando giri per strada. E quello che ho notato io non è che soltanto che viene fatto di circostanza ai personaggi che in questo periodo sono qui, ma viene fatto proprio col cuore a tutte le persone che vengono qui in vacanza. Lo noto quando una persona magari che è qui in vacanza racconta di come è stata accolta nei vari negozi con il sorriso, oppure appunto anche semplicemente si vede, si capisce da quello che i fotografi mi raccontano quando sono qui, non vengono mai trattati male, oppure sono qui tre o due volte, vengono accettati come tutti gli altri esseri umani. No, che sono in realtà esseri umani, sempre così quanti, no, sto scherzando, ovviamente c'è un rapporto di stima e di amicizia con loro che stanno a fare i loro. Quindi cioè i sanremesi danno lo stesso amore, la stessa ospitalità che qui a lavorare, che qui in vacanza, che è più o meno famoso. Quindi questo è un aspetto importante. Quindi io vi ringrazio molto, spero di meritarmi ancora sempre di più questa targa e questa vostra amicizia, perché io sono uno che di amici ne ha pochissimi, tutti i fiorentini peraltro, che sono Piraccioni, Panariello e Panariello e Piraccioni. Ma detto questo, insomma, perché sono uno che non dà l'amicizia, ci pensa molto a dare l'amicizia, secondo me l'amicizia è una cosa seria, quella con la maiuscola, ci sono tanti conoscenti, tantissimi conoscenti, gli amici pochi. Però e quindi il fatto di sentirmi amico e considerato amico è ancora molto più importante nel mio lessico rispetto a quello di forze mondiali, che reputano l'amicizia una cosa di secondo piano. Per me l'amicizia è una cosa importante. E sono onorato appunto che Sanremo mi reputi un amico. Spero di meritarmi questa amicizia e spero di continuare negli anni a essere amico anche quando smetterò di fare questo mestiere, anche quando comunque da vecchietto verrò qui in vacanza. Quindi grazie di questo affetto e grazie dell'amicizia che mi avete riconosciuto e regalato. Spero all'unanimità, cioè tutti. Mi date la carica, se il prossimo anno arriva anche l'automobile sono contento. Carlo. Qua centrale un attimo, qua centrale. Eccoci qua. Grazie. Tutto la